In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti, non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto alla festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quel che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla». I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo, invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù, allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Gli abitanti di Gerusalemme si stupiscono per il fatto che Gesù non sia stato ancora imprigionato e messo a morte. In effetti, dopo le ultime sparate pubbliche di Gesù, non possiamo dar loro torto. Ma sui tempi di Gesù non erano gli uomini a detter legge, ma Dio stesso. Il Vangelo spiega così il ritardo dell'arresto: non era ancora giunta la sua ora. Ma allora chi doveva decidere la sua ora? E prima ancora, di che ora si parla? Il termine ora nel Vangelo di Giovanni ha una complessità di significati. Certamente può significare l'ora del giorno, ma è usato in special modo per indicare qualcosa di più impegnativo. L'evangelista Giovanni usa il termine ora sulla bocca di Gesù per dire un avvenimento promesso e atteso, che si realizza adesso. Questa realizzazione nel tempo dice anche una verità esistenziale. Faccio un esempio. Nel capitolo 16 di Giovanni è scritto: «La donna, quando partorisce, è afflitta perché è giunta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuta al mondo un uomo». Quindi il parto è l'ora della donna, cioè quell'avvenimento in cui la donna compie la sua fondamentale vocazione alla maternità, in cui realizza se stessa, cioè manifesta il senso vero della sua esistenza, la sua identità. L'ora di Gesù, quindi, l'ora di cui parla il Vangelo di oggi, è l'ora del suo passaggio. Non parliamo solo della morte, ma di tutto l'evento pasquale. Nel Vangelo di Giovanni non si parla di venerdì o dei tre giorni e nemmeno di 40 giorni dopo la Pasqua per l'Ascensione o di 50 per la Pentecoste. Insomma, questi elementi cronologici che costituiscono il mistero pasquale sono per San Giovanni una unica realtà. Non vengono uno dopo l'altro, ma sono presenti uno nell'altro. Perciò nella croce è già presente la glorificazione ed è già presente il dono dello Spirito. Naturalmente, dal punto di vista narrativo, dovremmo raccontare una cosa dopo l'altra, ma dal punto di vista teologico, per San Giovanni, c'è un unico grande mistero che comprende tutti questi elementi. Ecco, l'ora di cui parla il Vangelo è l'evento pasquale, che darà identità precisa a Gesù come Salvatore del mondo. Ebbene, ad oggi, nel Vangelo, non è ancora giunta la sua ora.